l'onorevole Paolo De Castro, coordinatore socialisti e democratici della Commissione Agricoltura dell'Europarlamento, torna sulla questione della tutela della denominazione dei vini italiani. Non c'è alcuna spinta da parte dell'Unione Europea a ridurre le tutele sul nostro vino, assicura. Il problema è legato a logiche commerciali che vedono da una parte l'Italia e la Francia a reclamare lo status quo, dall'altra paesi come Spagna e Portogallo, che già producono vini identitari come ad esempio il Lambrusco, ma che non possono usare il nome del vitigno. La promessa di ritiro dell'atto delegato, che permetterebbe l'utilizzo del nome identitario anche fuori dalla storica zona di produzione, significa aver vinto una battaglia, ma non la guerra. L'Università Federico II di Napoli ha effettuato alcune analisi sui prodotti agricoli e sui terreni di Casal di Principe, 50 campioni analizzati che risultano sani, secondo quanto rilevato dal Dipartimento di Chimica dell'Ateneo. I livelli di sostanze chimiche presenti non hanno superato i limiti previsti dalla legge, mentre non sono ancora state rilevate tracce di altri inquinanti, come idrocarburi leggeri o pesanti. A 5 anni dal grande tsunami, la regione giapponese di Tohoku è pronta a rinascere e lo fa grazie alla tecnologia. La produzione di fragole della cittadina costiera di Yamamoto sta per essere rilanciata grazie al supporto di un avanzato sistema informatico che monitora la composizione del suolo, gestisce le serre e ottimizza l'irrigazione. Un monitoraggio scientifico attento è anche l'unica arma che i produttori del Tohoku hanno per combattere la radioattività post-Fukushima. Il progetto NARO, che raggruppa oltre 100 scienziati, si occupa della produzione di riso non contaminato. Dopo un'accurata analisi dei terreni, i trattori guidati via GPS distribuiscono nutrienti e fertilizzanti in dosi differenti, a seconda delle esigenze, chilometro per chilometro. Gli Stati Uniti conquistano la leadership dei consumi di prodotti della dieta mediterranea, sorpassando l'Italia. In cima alla lista, vino, conserve di pomodoro e olio d'oliva. La rivoluzione in atto nei consumi mondiali, sottolinea Coldiretti, sta sovvertendo i luoghi comuni anche con l'affermarsi di stili alimentari estranei al patrimonio culturale e produttivo storico di alcuni paesi. Gli Stati Uniti fanno registrare anche il record mondiale del consumo di pizza, con una media di 13 kg a persona, quasi il doppio della media italiana, che si attesta a 7,6 kg pro capite all'anno. Con l'aggiunta del pane toscano DOP, salgono a 6 i pani italiani riconosciuti e tutelati dall'Unione Europea. Un risultato storico per il pane toscano, ora certificato nero su bianco con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Un prodotto che si inserisce nella lista, che comprende la coppia ferrarese, la pagnotta del Dittaino, il pane casereccio di Genzano, il pane di Altamura e il pane di Matera.